lui scrive 26 spunti per far grande la fiera. Ecco, vedi? Settori, e lui l'ha scritto. Ecco. Era come dire il promemoria di quello che si doveva fare, quindi lui immagina, vede tutto e prevede. Cronache della Fiera Antiquaria, una mostra fotografica che ripercorre la storia di questa manifestazione proprio alla vigilia dei festeggiamenti per i suoi 50 anni, di fatto già iniziati con la giornata di oggi. E noi all'interno di Casa Bruschi abbiamo incontrato anche Carla, la segretaria di Ivan Bruschi. In quel periodo lì, nel 68, specialmente l'Arezzo, su, in alto, qui verso Piazza Vasari, l'Arezzo, no, non c'era, andavo, i negozi tutti chiusi. Allora lui tornò da Londra e da Parigi nel settembre del 67 e ebbe un'idea, dice, andò dal sindaco, c'erano gnocchi, della proposta, dice, se sei buono da ottobre, noi si doveva aprire aprile. Dopo, non, per vari motivi, insomma, fu aperta il 2 giugno, proprio il 2 giugno del 68. E trovò più di 150 espositori in tutti quei mesi. La scelta delle foto, che criterio ha avuto? La scelta delle foto, numerosissime nell'archivio della Fondazione Ivan Bruschi, foto del fotografo Tavanti, sono state scelte attraverso dei temi che accompagnano il percorso dei documenti. Una sezione dedicata alla cosiddetta poesia della mostra, cioè le foto creative, quelle che sono nate per la suggestione degli oggetti e dei luoghi, il visitatore in mostra, una serie dedicata alle botteghe che si affacciavano su Piazza Grande e poi una serie di fotografie che documentano la fiera davanti all'attuale Fondazione Bruschi, quindi una selezione che vuole dare il senso di un tempo, di una storia attraverso uno studio fotografico straordinario come quello di Tavanti, che non faceva soltanto foto di cronaca ma anche foto estetiche. 50 anni fa esatti, grazie a questa intuizione felice di Ivan Bruschi, ebbe inizio un'avventura. Nessuno avrebbe pensato allora di quanto avrebbe portato la Fiera d'Arezzo, non tanto in termini di ricchezza, di reddito diretto, quanto per la conoscenza che di Arezzo si ha al giro per l'Italia in quanto città sede della Fiera. E questo è un grande vettore di informazione, ma soprattutto delle nostre bellezze.